Come si arriva all'approvazione di una terapia avanzata e quali sono le principali criticità in questo ambito? L'abbiamo chiesto alla professoressa Graziella Pellegrini, che è un'esperta di terapie avanzate, che ha sviluppato il primo farmaco approvato in Europa costituito da cellule staminali autologhe adulte. L'abbiamo incontrata in occasione della 14ª edizione del Congresso Nazionale della SFA, la Società di Scienze Farmacologiche Applicate. Allora, professoressa, ci racconta un po' la storia di questo farmaco? Beh, dunque, la storia di questo farmaco è abbastanza antica, nel senso che il primo lavoro scientifico dove abbiamo dimostrato che si poteva sostanzialmente ricostruire la superficie corneale umana per risolvere dei casi di cecità dovuti a incidenti o abusi di lenti a contatto, incidenti gravi, risale alla pubblicazione su Lancet nel 1997. Ovviamente successivamente sono state fatte molte altre pubblicazioni scientifiche per studiare i meccanismi, per capire come si regolavano le cellule e poi per documentare i risultati sui pazienti che abbiamo pazientemente raccolto insieme ai medici per 10 anni. E diciamo la raccolta dei dati che accertano la sicurezza e l'efficacia di questa terapia sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine nel 2010. Sostanzialmente questa terapia si basa sul prelievo di una piccola area dal limbus, che è un cerchietto che sta al confine tra la parte che vediamo bianca nell'occhio e la parte colorata del singolo paziente che ha avuto il problema, sempre che abbia ovviamente almeno un millimetro risparmiato in uno dei due occhi. Da questo possono essere estratte delle cellule staminali con cui ricostruire l'intero epitelio corneale. La vera difficoltà di questa terapia è stata nel raggiungere una standardizzazione massima e poter garantire che, indipendentemente da chi fosse il paziente d'origine, quanti anni avesse, quale fosse la sua etnia o quale fossero le sue condizioni genetiche, condizioni di salute, noi eravamo in grado di garantire che nell'epitelio ricostruito, proprio suo con le sue cellule, quindi che non provocava nessun tipo di rigetto, ci fosse una quota fissa di staminali garantita e che quindi era correlata con l'efficacia col successo clinico, insomma. Questa è stata, la sfida maggiore. E questo ci ha portato, siamo ragionevolmente direi riusciti nell'obiettivo, ci ha portato poi a intraprendere il percorso regolatorio per la certificazione della terapia insieme all'Università di Modena e Reggio Emilia e insieme alla Chiesi Farmaceutici nell'ambito dello spin-off universitario Holostem Terapie Avanzate. E la terapia è stata certificata nel febbraio del 2015 a livello europeo ed è stato dato il conditional approval per la distribuzione in tutta Europa. È un farmaco orfano, quindi è destinato a pazienti rari, non è ovviamente una terapia su larga scala, è destinata a una piccola categoria di pazienti. Dottoressa, quali sono le principali problematiche sia legate all'industrializzazione che di carattere normativo riguardanti lo sviluppo di terapie avanzate come questa che avete sviluppato? Beh, sicuramente dal punto di vista normativo le normative hanno subito numerosi aggiustamenti per poter essere adeguate ai prodotti di terapie avanzate, quindi a qualche cosa di vivo e vitale. Inizialmente le normative erano studiate per molecole chimiche, quindi farmaci tradizionali, e l'Europa ha dovuto fare notevoli sforzi e adattamenti per poterla rendere adeguate alle terapie avanzate, quindi a tessuti umani costruiti e vivi. Direi che sotto questo punto di vista è diventato un passo fondamentale l'interazione tra i ricercatori che sviluppano le terapie e che vogliono certificarle per poterle distribuire e i regolatori, perché c'è un reciproco scambio di informazioni assolutamente essenziale. È chiaro che i regolatori non erano abituati a normare delle cose vive, quindi in grado di cambiare continuamente, e i ricercatori non erano assolutamente abituati ad affrontare le problematiche regolatorie, quindi questo richiede continua a richiedere un'ampia osmosi
crisi, quindi un passaggio di informazioni continuo tra le due categorie e un reciproco approfondimento dei temi, altrimenti non si riesce ad arrivare al punto. Dal punto di vista industrializzazione, il challenge, nel nostro prodotto in particolare il challenge enorme, cioè la difficoltà enorme, è legata proprio al fatto di riuscire a garantire una standardizzazione estrema su un tessuto che ogni volta è diverso, perché ciascun tipo di paziente ha le sue caratteristiche, il suo background genetico, la sua età, le sue condizioni, e nel momento in cui noi ricostruiamo il tessuto per curarlo diventa un farmaco, e questo farmaco deve avere delle caratteristiche minime garantite correlate con l'efficacia. Quindi riuscire a garantire questo è estremamente difficile. Un altro problema importante su cui probabilmente si dovranno immaginare delle soluzioni tecnologiche nuove è i controlli, nel senso che vengono richiesti un numero di controlli su ciascun batch, quindi su ciascun singolo tessuto, che sono comparabili ai controlli che vengono fatti su batch di farmaci di magari milioni di fiale. Però noi ci troviamo a doverli fare in un tempo brevissimo e per ogni singolo pezzo che esce dalla cosiddetta officina farmaceutica, perché ogni volta il paziente è diverso. E qual è il messaggio per i ricercatori e per i medici che sono impegnati nello sviluppo di terapie di questo tipo? Uno è molto semplice. Parlare molto semplice, smettere di parlare per sigle e slogan, perché bisogna riuscire a parlare con professionisti con competenze molto diverse. E in secondo luogo, secondo me mai come nelle terapie avanzate, è fondamentale, uno, la formazione continua, due, una grande motivazione e senso di responsabilità da parte degli operatori, che devono essere selezionati sulla base di queste attitudini, altrimenti non sono adatti a questo tipo di attività.